50 sfumature di nero stasera non va in onda, il motivo e la nuova data. Perché 50 sfumature di nero stasera martedì 10 ottobre 2017 non va in onda su Canale 5. Brutte notizie per tutti i fan di 50 sfumature di nero. Il secondo film tratto dall'omonimo libro di E.L. James non andrà più in onda su Canale 5 stasera martedì 10 ottobre. Mediaset ha deciso di trasmettere un altro film molto amato ad Hollywood, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, prequel di Biancaneve e Il cacciatore con Kristen Stewart. Come mai questo cambio repentino di programmazione? Per il momento i motivi sono ignoti, ma è sicuro che la pellicola con protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson non andrà in onda la settimana prossima. Martedì 17 ottobre è infatti prevista su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Napoli. Dunque quando andrà in onda il sequel di 50 sfumature di grigio? Secondo alcune indiscrezioni raccolte, la pellicola potrebbe essere trasmessa a fine novembre. Molto probabilmente in uno dei seguenti giorni, o giovedì 23 novembre o il 30 novembre. 50 sfumature di grigio, la saga è un successo al cinema e in TV. Qualunque sia la data della messa in onda, il film sulla storia di Christian Grey e Anna farà sicuramente il pieno di ascolti. Sono tanti i fan che non vedono l'ora di ammirare la pellicola sul piccolo schermo, a pochi mesi di distanza dall'uscita al cinema. In più si tratta di un'ottima occasione per ripassare la trama in vista dell'uscita del terzo film della saga, 50 sfumature di rosso. Uscita prevista per febbraio 2018, come assicurato dai produttori. Per non perdere troppo tempo, la scorsa estate la produzione ha girato gli ultimi film insieme. Tra un ciak e l'altro è cresciuta l'intesa tra gli attori Jamie Dornan e Dakota Johnson, apparsi a più di qualcuno troppo freddi nel primo lungometraggio. Con il tempo la figlia di Melanie Griffith è riuscita a creare una certa complicità con il suo collega. Non è mancato chi ha sussurrato di un possibile amore tra i due attori, ma Jamie è sempre stato fedele alla moglie Amelia Warner, madre delle sue due bambine. Trama di 50 sfumature di nero tratto dal libro di E.L. James. Il secondo film della saga di 50 Shades of Grey riparte dal primo film, da quando Anna ha lasciato Christian, stanca dei suoi modi. Il milionario, nel nuovo film diretto da James Foley, fa di tutto per riavere indietro la donna che ama, riconquistando in breve tempo la sua fiducia. Ma la relazione viene minata dal passato di Christian. Tornano a farsi vive la psicopatica Liala e la seducente Mrs. Robinson. Intanto Anna comincia a lavorare in una casa editrice, alle dipendenze di Jack Hyde. Rispetto al primo film, il sequel è molto più fedele alla controparte cartacea diventata in poco tempo un bestseller. La scrittrice inglese ha seguito tutte le fasi di lavorazione del progetto, dai casting alla sceneggiatura, curata con la collaborazione del marito Niall, passando per le riprese.